abbiamo la fortuna di avere voi che agite in una celerità impressionante, perché quest'anno abbiamo avuto la consapevolezza e l'ennesima conferma del fatto che se il nostro territorio è tutelato e gli incendi non si propagano come potrebbero, specialmente in un'estate calda come è stata quest'anno, è perché voi, ognuno di voi, ognuna di voi ha agito in maniera esemplare. Di fatto, per quanto riguarda tutte le attività che fate, io ho anche la delega alle politiche sociali e sanitarie, quindi lo so bene, siete veramente il pilastro del nostro comune. Siete volontari, lo diceva il vice sindaco, ma siete dei professionisti in tutti questi settori. Sala così piena di persone che hanno una casacchina, la Croce Azzurra, volontari, giovani, è motivo di orgoglio per il nostro territorio, per il nostro comune. E io ho accolto subito con favore la proposta dell'assessore Bartolosa di dire cosa facciamo. Dando un riconoscimento, un attestato di merito a coloro che quest'estate hanno veramente fatto di tutto per proteggere il nostro territorio. Tanto un ringraziamento forte a tutti voi, a tutti i generali volontari della Croce Azzurra, perché senza il vostro impegno, senza diciamo la vostra anche passione, perché tanti di voi hanno avere quella passione, che se non sa passione non si fa, perché si fa, la Croce Azzurra non sarebbe a questo punto, che non ci sarebbe. Quindi insomma, un grazie.